azzeramento e rimodulazione della giunta municipale di Leporano. Ecco le dichiarazioni del sindaco e delle opposizioni. Iniziamo dal primo cittadino, il dottor Vincenzo Damiano. Un buon padre, nel caso specifico un buon amministratore, sa attendere e sa perdonare dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza, non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi. In questi giorni ho riflettuto molto su questa frase di Papa Francesco e ho deciso che, almeno per il momento, è opportuno proseguire l'attività amministrativa con gli stessi uomini e donne con le quali è partito il progetto comune per amministrare questo territorio. Ho ritenuto opportuno non assegnare la delega di vice sindaco e le deleghe al personale, ai servizi sociali, alle politiche demaniali, settori sui quali intendo operare un controllo diretto. Ci sono state delle situazioni e dei comportamenti che mi hanno deluso, ma per rispetto nei confronti dei cittadini che hanno riposto la fiducia in me, ho deciso di continuare. Il nostro territorio in questa situazione di emergenza ha bisogno di una guida sicura. Ci sono tanti problemi da risolvere e tutti devono impegnarsi senza personalismi per raggiungere gli obiettivi che abbiamo promesso ai nostri cittadini durante la campagna elettorale. E conclude così il sindaco: non deluderemo i nostri cittadini, io amo questo paese nel quale trascorro le mie giornate da oltre 25 anni, anche se qualcuno continua ad accusarmi in maniera ingiustificabile di abitare a Pulsano. Sarò io il primo a farmi da parte se non sarò riuscito a realizzare quanto promesso. Passiamo all'avvocato Angelo D'Abramo, già sindaco di Leporano ed ora consigliere comunale di opposizione. Il sindaco vara il Damiano bis senza nemmeno un accenno di rivoluzione, un colpo di scena. A guardare bene però, una punizione ai discoli compagni di maggioranza è stata inflitta. Filippo Pavone non è più il numero due della giunta, perde il personale, mentre Silvia di Taranto perde la pesante delega ai servizi sociali. Avrebbe fatto prima Damiano a lasciarli a mani vuote, sarebbe stato più cavalleresco. Controllerà tutto direttamente lui, dice Damiano, senza sapere che sarà ancora più dura contrastare coloro che si muoveranno nelle retrovie con ancora maggiore pressione. In bocca al lupo quindi ad un sindaco che tra le righe del suo accorato post ammette già di avere un piede fuori dal municipio. Da lui attendiamo ancora che spieghi alla città perché ha firmato un azzeramento che azzeramento non è. Non ci pare di aver letto nulla al riguardo, solo vaghe allusioni. È intervenuto anche Danilo II, consigliere di opposizione, dichiara quanto segue. Il sindaco di Leporano punisce i suoi con un ceffone politico senza precedenti. A parlar chiaro sono la nota del dottor Damiano e la sua ridistribuzione delle nuove deleghe assessorili. Nella nota il capo dell'amministrazione chiarisce di dover correggere, evidentemente ci sono stati errori, di dover operare un controllo diretto su alcuni settori ovviamente gestiti da altri e di essere deluso dai suoi compagni di viaggio. Insomma, uno schiaffo in faccia ai vari sindaci ombra burattinai. Qualcuno si occuperà dei cani randagi e qualcun altro delle sepolture, come per dire solo di questo potete occuparvi, oppure andate a casa. Mamma mia, che disfatta, conclude così il consigliere secondo. Ed infine il commento della dottoressa Yolanda Lotta, già candidato sindaco ed ora consigliere di opposizione. In questo momento di emergenza sanitaria il sindaco ha ben pensato di avviare una crisi politica. I motivi sono ancora poco chiari. All'inizio il primo cittadino ci aveva parlato del bilancio comunale, però la realtà è un'altra. C'è un conflitto politico grave che non farà bene alla comunità leporanese. Vorrei chiedere al dottor Damiano se cambiare alcune deleghe e togliere la carica di vice sindaco permetterà di governare meglio. Infine, il comune ha carenza di personale e gli uffici vanno immediatamente riorganizzati. Lei, domanda la Lotta al primo cittadino, è convinto di risolvere tali problemi con l'aiuto di questa maggioranza lacerata ed indebolita da queste diatribe? Il tempo è tiranno e soprattutto sarà il miglior giudice del suo operato come amministratore. Continuerò sempre a fare un'opposizione costruttiva per il bene esclusivo della nostra amata Leporano.